6 giugno 1982, Operazione Pace in Galilea. I germi che portarono al deflagrare dello scontro armato vanno fatti risalire alla guerra del 1948, quando centinaia di migliaia di profughi palestinesi trovarono rifugio all'interno dei confini dello Stato libanese. Nel territorio meridionale, confinante con lo Stato ebraico, si concentrarono le forze dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, guidata dal leader carismatico Yasser Arafat, costituì di fatto un'entità parastatale. Quel 6 giugno Israele iniziò i bombardamenti, che per la prima volta sarebbero sfociati in un conflitto contro i combattenti palestinesi, anziché contro gli eserciti degli stati arabi come Siria ed Egitto, dai quali fino a quel momento Israele aveva dovuto difendersi. Dal punto di vista militare, l'attacco fu un successo su tutti i fronti, ma le tensioni nell'area non si sopirono. Gli scontri causarono un numero di caduti militari di gran lunga inferiore alle vittime civili. Persero la vita 17.000 cittadini libanesi.